È ancora attivo il bando Negozi Sicuri, attraverso uno stanziamento congiunto di Comune e Camera di Commercio di Firenze. Le imprese che hanno subito furti o tentativi di furto con spaccata possono inoltrare richiesta di risarcimento per il danno causato dalla criminalità, oppure accedere a fondi da utilizzare come supporto dei costi per installare nuovi sistemi di sicurezza. Il contributo, offerto alle micro, piccole e medie imprese dell'area metropolitana fiorentina, sarà pari al 50% delle spese sostenute o dei danni subiti, con un massimale di 5.000 euro ad impresa. L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto del 50%, con un minimo di spesa di 1.000 euro e un massimale di contributo per ogni impresa richiedente di 5.000 euro, ed è relativo al sostenimento di spese per l'installazione di impianti di videoallarme, videosorveglianza, sistemi antintrusione, vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali. La domanda di contributo si presenta alla Camera di Commercio di Firenze, la modulistica è reperibile sul sito della Camera di Commercio di Firenze alla sezione dei contributi e le domande si possono presentare fino al 31 dicembre 2024, salvo esaurimento delle risorse disponibili. A gestire l'istruttoria, la Camera di Commercio di Firenze. I negozi dotati di vetrina nella città metropolitana, secondo l'Ufficio Studi e Statistica Camerale, sono oltre 70.000. La Camera di Commercio di Firenze sostiene le ricerche brevettuali per le aziende della provincia allo scopo di proseguire e migliorare le attività di ricerca di anteriorità in materia di brevetti. È possibile richiedere servizio specialistico per ricerca brevettuale con estrazione report, tutoraggio per la ricerca brevettuale, ricerca brevettuale dei competitor aziendali o settoriali. Le domande potranno essere presentate dal 15 luglio al 31 dicembre 2024. Tramite la modulistica presente sulla pagina dedicata del sito della Camera. Per informazioni scrivere anche a brevetti@fi.camcom.it. Ultime scadenze per il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio di Firenze. Entro il 31 luglio è ancora possibile versare il diritto annuale con la maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti ISA e forfettari il termine è il 31 luglio senza necessità di maggiorazione. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la pagina dedicata sul sito camerale oppure scrivere a diritto.annuale@fi.camcom.it. La Camera di Commercio informa che nei mesi di luglio e agosto l'ufficio decentrato di Empoli sarà aperto al pubblico il lunedì dalle 8.30 alle 13 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30, mentre l'ufficio decentrato di Borgo San Lorenzo aprirà al pubblico il martedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15.30. Per accedere ad entrambi gli sportelli decentrati è necessario prenotare online un appuntamento sul sito della Camera. Dal 12 al 23 agosto entrambi gli uffici resteranno chiusi. I servizi saranno regolarmente erogati nella sede di Firenze. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi ed ogni 15 giorni. La newsletter Camera News direttamente nella mail.